siamo arrivati alla penultima settimana del mese di novembre. Ciao ragazzi, benvenuti. Settimana del Black Friday. Siccome ve lo stiamo ricordando a livello radiotelevisivo con gli spot, basta. Ma nel portafoglio, insomma, dipende. Allora, settimana anche del ringraziamento per tutti coloro che sono statunitensi e tutti coloro che hanno comunque questa antologia di vita. Noi invece, Tempo Zero Gold. La vita ha sempre l'oro in bocca. Grazie per i vostri meravigliosi pensieri che arrivano al 37 11 20 21 03, nella pagina ufficiale del gruppo. Signori e signori, le vostre grandi metamorfosi della vita. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo a livello televisivo, a livello radiofonico. Un saluto ai tecnici che ci fanno anche seguire, tra l'altro, dei meravigliosi video. Ecco, signori, mancano una bellezza di un mese e una manciata di giorni a Natale. Lo sappiamo sicuramente noi doppiatori radio televisivi, che giù con gli spot radiofonici e televisivi di Natale. Già, così almeno ce lo ricordiamo. Ma lo state vivendo questo Natale? Lo state aspettando questo Natale? Come lo vivete questo Natale? Dai vostri messaggi che arrivano, più ci si invecchia come Simone Papini e più ci si ricorda sicuramente delle persone che non fanno più parte di questa stanza e di tutte le persone che se ne sono andate. Quando sei bambino vuoi ricevere un regalo, quando sei più grande vuoi ricevere le persone che invece non ci sono più. E vabbè, ragazzi, benvenuti signori e signori. Ci state a viaggiare con me in Tempo Zero Gold con la nostra macchina del tempo? Ci trasferiamo nel 1961, Edoardo Vianello, Il Cappello. Fingevo fremendo sul mio cuor, quando d'un tratto mi disse traditor, che fini mondo per un capello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma come strano il fatto proprio su di me. Dissi amore, ti giuro sul mio onore, non ti saprei tradire. Ma lei rispose, non credo a queste cose, perché tu sai mentir. Da un chimico il capello ha poi portato, e lui dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato, in cui diceva dichiaro così. Non è un cappello, ma un crine di cavallo uscito dal baldò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor. Le dissi amore, ti giuro sul mio onore, non ti saprei tradir. Ma lei rispose, non credo a queste cose, perché tu sai mentir. Da un chimico il capello ha poi portato, e lui dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato, in cui diceva dichiaro così. Non è un cappello, ma un crine di cavallo uscito dal baldò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor. La gelosia d'amore. E signori e signori, la gelosia d'amor. Quanti di voi hanno la gelosia d'amore? Il Cappello 1961, che grazie a Mescheda ci ha fatto ballare per tutta l'estate, perché lei praticamente ha ripreso questo pezzo musicale e l'ha fatto diventare un tormentone dell'estate 2022 che ci ha lasciati. Ragazzi, benvenuti dalla diretta, 4 minuti e 14 secondi sulla nostra frequenza nazionale preferita. Continuate a scaricare l'app e visitare il sito della nostra emittente radio televisiva preferita, perché così almeno non ci lasciate mai, non ci lasciamo mai. Che bella questa cosa, veramente. Stavo leggendo un articolo veramente interessante. Sapete che prima abbiamo parlato del fatto che sta arrivando Natale, noi a livello di radio speaker professionisti, doppiatori come il sottoscritto, insieme anche a Mario Loreti, che voglio salutare, lui è quello che vi ricorda, stai ascoltando Tempo Zero, stai ascoltando Tempo Zero Gold, posizione numero 2, lui insomma che realizza comunque al di là del brand di Tempo Zero la voce di, adesso non possiamo dire però il chi, cioè voglio dire, abbonati a 9,99€ per ascoltare la tua musica senza pubblicità.
Quella voce che sentite maschile è Mariolino nostro, capito? È un po' ovunque effettivamente. È vero che non siamo in fascia pubblicitaria, non posso adesso tutti i brand, ecco, pubblicitari e tutte le varie compagnie cantanti, però sicuramente noi che siamo voci, doppiatori radio televisive, allora ci ricordiamo che è Natale, manca un mese e qualche giorno, dicevamo, a questo evento planetario, merchandising, perché poi alla fine del resto il ben amato Natale a livello comunque teologico, molti, c'è stata anche una bella diatriba, no, perché comunque molti sostengono, ma allora perché i cristiani festeggiano il Natale se tanto Gesù non è nato il 25 di dicembre, comunque sia una data indicativa, oh, e calma, ok, perfetto, perché comunque è stato poi effettivamente deciso così e boh, noi ci fidiamo, no? Ecco, e poi i prossimi giorni invece che cos'è? Il Black Friday, il venerdì nero degli acquisti, appena dopo il ringraziamento. A livello radio televisivo ne stiamo dicendo veramente di ogni, fino al 70% di sconto come ogni anno, questo Black Friday che nasce dal lontano 1927 dalla catena di merchandising che per smuovere un po' dopo la prima guerra mondiale iniziò a ok, poi comunque tra l'altro sapete che c'è ragazzi, che ci sono varie eventuali comunque sia storie, ecco, mettiamola così, dei cantastorie che arrivano da questo Black Friday di questa settimana. Ad esempio il libro nero, tutti i commercianti dopo la commercializzazione del ringraziamento potevano rispondere comunque tutto il segna, pagherò, quanti di voi hanno il pagherò? Effettivamente il pagherò, il caffè sospeso che arriva da Napoli, ma attenzione perché arriva anche lo psicologo sospeso, e voi direte ma sta scherzando? Assolutamente no, ci trasferiamo a Bologna, lui si chiama Federico, è uno psicologo privato, perché comunque a livello di psicologia ci sono quelli che lavorano comunque per l'ASL e ci sono quelli che hanno anche tra l'altro però lo studio quello privato. Lui ha tutto pieno, tutta l'agenda piena, 800 comunque appuntamenti già presi da qui fino alla metà del 2023, quindi voglio dire potrebbe essere tranquillamente a posto, invece in realtà è stato intervistato da Bologna Today e lo psicologo ha dichiarato: vedo che in giro c'è bisogno comunque di aiuto, di dare una mano, ma ci sono persone che non si possono permettere lo psicologo, e allora arrivo io, sono lo psicologo espresso, lo psicologo sospeso. È un po' come quel caffè che a Napoli è arrivata, no? Quella tazzina che viene sospesa, viene pagata per la persona che arriva dopo, che magari non si può permettere di prendersi un caffè espresso, allora è così, viene pagato, viene offerto dalla persona successiva, quindi il precedente si prende il caffè e lascia comunque il caffè pagato a chi viene dopo. Meraviglioso secondo me questa cosa, e questo è lo stesso concetto. In Bologna Today appunto Federico racconta, questo psicologo racconta la sua esperienza: sto cercando non tanto di soltanto ascoltare le storie, di cercare di aiutare le persone, spesso e volentieri, dice lui, c'è molto sdegno nel pensare allo psicologo, col psicologo ci vai perché sei matto quante volte, oppure vai da uno bravo, però uno bravo tra l'altro poi ne abbiamo parlato in Tempo Zero Entourage, nel nostro brand. Assolutamente la nuova caratteristica, la possibilità anche a livello di numero telefonico verde per tutte le persone che non si possono permettere comunque di andare dallo psicologo, ma poi comunque tranquillamente chiamare lo psicologo, e quindi uno bravo è il nuovo progetto, perché da una battuta di quotidiana, perché può succedere, no? Oh, ma dove vai? Vai da uno bravo, se sei esaurito vai da uno bravo, e così nasce questa cosa di uno bravo, e tant'è vero che sta avendo veramente un grande successo. Signori e signori, il nostro grande successo sicuramente è assolutamente la nostra musica, ogni giorno dovrebbe avere l'oro in bocca. Noi ci trasferiamo al 2015, troviamo i giovanissimi Il Volo e il loro grande amore. Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te.
giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Non è detto che la felicità significhi una vita senza problemi. La vita felice viene dal superamento dei problemi, dalla lotta contro i problemi, da risolvere le difficoltà, le sfide. Bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio e sforzarsi di raggiungere la felicità quando ci si rende conto di riuscire a controllare le sfide poste dal fato. Non esiste una vita senza problemi. Quale vita sarebbe? Non esiste una vita senza lacrima. Quale vita sarebbe? Sarebbe una vita vuota, tortuosa. La vita è fatta per affrontarli i problemi, per tentare di risolverli i problemi. La vita è un'esperienza meravigliosa, è un tuffo all'anima, è qualcosa che ci può ragguagliare, facendoci diventare persone migliori. La vita non è fatta di sorrisi, di perenne felicità. La vita è fatta anche di sofferenze, ma dobbiamo essere in grado noi di risolvere e di affrontarle quelle sofferenze, altrimenti che persone mature saremmo? Tempo Zero Gold, musica, pensieri, parole che si snoda al sottopelle. Finisci di star male, tu sparisci. C'è qualcuno, lo so, sicuramente stai bene, hai trovato lavoro. Non mi meraviglio, no, non mi meraviglio. Non è la prima volta che quando finisci di star male, tu sparisci.
beata te che capiti, che trovi quando chiedi, beata te che invadi lo spazio inespugnabile di uomini che illudi, che usi perché stupidi, beata te che ci sei solo se ha un motivo essere. Ti sento da un po', sicuramente stai bene, sicuramente stai bene. Non mi meraviglio, no, non mi meraviglio. Non è la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci. Beata te che capiti, che trovi quando chiedi, beata te che invadi lo spazio inespugnabile di uomini che illudi e usi perché stupidi, beata te che ci sei solo se ha un motivo esserci. Ti sento da un po', sicuramente stai bene, sono contento, stai bene. Sono contento, stai bene, sta beata, qualcuno direbbe, perché comunque sia quando finisce l'amore, sono contento, stai bene, tra l'altro. È stato intervistato dal TG1, lui chi è? Biagio Antonacci, chiaramente visibili dallo spazio, è l'album del 2019, noi abbiamo estratto Beata Te. Perché comunque quando finiscono le storie d'amore o quando comunque hai il sentore che la tua compagna o il tuo compagno ti faccia le corna, Beata Te che illumini, Beata Te che quando cerchi trovi immediatamente, Beata Te, sì sì, poi ne riparliamo. Beati coloro che invece magari vincono grosse cifre alla lotteria. E che cosa fareste se doveste vincere una grossa cifra alla lotteria o comunque al famoso gratta e vinci? Qual è la prima cosa che fareste? Ve lo stiamo chiedendo nella pagina ufficiale nel gruppo. Molti hanno scritto: io chiuderei immediatamente il mio mutuo visto che è il mio compagno per la vita. In realtà però non è la prima cosa che faremmo, cioè se noi dovessimo avere l'opportunità di vincere, con la salute permettendo tra l'altro, perché è quella che conta, una grossa somma di denaro, sicuramente non potremmo contattare il nostro finanziatore e la nostra banca o il nostro servizio di credito per chiudere immediatamente comunque il mutuo o il finanziamento. La prima cosa che faremmo, in molti hanno afferrato il concetto della domanda e hanno detto: io mi prendo due gocce di Xanax. Effettivamente sì, eh sì, anche io probabilmente mi prenderei due gocce di Xanax, perché comunque devi assorbire la notizia. Non è che puoi fare iniziare a fare del bene alle persone che conosci, non è che puoi fare un bonifico immediatamente alle persone che comunque ti tieni opportuno farlo, quello sicuramente sì, però nel momento in cui dovessi ricevere, io ve lo auguro veramente a tutti, di ricevere la notizia 1 milione di euro, 500.000 euro, e la salute per tutti sicuramente, per poterli godere e farle le cose veramente migliori. Questa, perché siamo partiti da questa notizia? Perché lui è Abel. Abel è un rapper australiano di 24 anni che ha speso tutti i soldi immediatamente acquistando valori esorbitanti, quindi lingotti d'oro, vestiti di marca e addirittura cosmetici per un valore di $800.000. Ma perché ha fatto una cosa del genere? Semplicemente perché nel mezzo della notte ha ricevuto una notifica del suo servizio bancario, 860.000 euro, rapportati ovviamente dai dollari, in dollari, che sono stati accreditati a questo rapper. Lui che cosa ha fatto? Ha iniziato immediatamente a
spendere, espandere, perché non era una vincita. Questi soldi gli sono piovuti veramente dal cielo. Da chi? Da una coppia di persone, da una coppia che aveva, doveva comprare una casa e ha fatto il bonifico, e però avendo sbagliato le coordinate lì, i soldi sono arrivati a questo rapper australiano. In realtà, secondo me, però, ne stiamo parlando anche nei Due Moschettieri, quando vai a fare comunque una ricarica di, che ne so io, di cariche ricaricabili, di quelle poco, di quelle lì, cioè adesso non facciamo la pubblicità ai servizi bancari e postali, ti chiede comunque il codice fiscale, il cognome della persona. Quindi com'è possibile, secondo, voglio dire, scusatemi, anche a livello televisivo mi fate un po' così con le spallucce, cioè c'è qualcosa che non torna, perché il bonifico, nel momento in cui tu sbagli le credenziali del cognome, il codice fiscale o anche un numero del conto corrente piuttosto che della carta che vuoi ricaricare, non ti va avanti. Boh, io non capisco questa cosa, sarà che sono ignorante in materia. Comunque va bene, Abel, quando gli è capitata questa cosa nel 2021, perché ne siamo venuti a conoscenza soltanto adesso? Perché lui è stato rinviato a giudizio e dovrà risarcire tutti quanti questi 860.000 euro, quindi reinserirli, riaccreditarli nel conto corrente di questa coppia che ci doveva comprare la casa. Ripeto, secondo me c'è qualcosa che non torna, perché comunque il bonifico non doveva andare a buon fine. Bah. E voi che cosa fareste? Appunto è quello che vi stiamo chiedendo. C'è per esempio Arturo della provincia di Firenze che scrive: io immediatamente mi metterei a correre in giro per il mio quartiere. Ecco, quello, sono queste le prime cose sicuramente che si iniziano a fare, gocce di Xanax piuttosto che tachicardia, ci sta, perché ma non possiamo prelevarli immediatamente quei soldi, sicuramente no. Signori e signori, oggi in questa settimana del Black Friday, quindi la penultima settimana del mese di novembre, saluteremo anche Daniele Falleri che sta arrivando, tra poco lo raggiungerò a livello telefonico e saremo con lui e continueremo a chiacchierare e concluderemo il nostro bel periodo insieme, visto che insomma ci ha tenuto compagnia in questo mese di novembre. Li vedo già pronti dall'altra parte del video di me, colleghi a livello radio televisivo, per farmi prendere e fare prendere anche a ognuno di voi una brevissima pausa. Mi raccomando però, fermi lì, torniamo subito. La vita è un'esperienza meravigliosa, è qualcosa da assaporare, da vivere, da catturare. Il battito che sentiamo giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, lo dobbiamo curare, tenerlo dentro di noi, racchiuderlo nel nostro cuore. La vita è un'esperienza meravigliosa, non è un film, non è neanche un videogame dove puoi sbagliare i livelli. Non c'è nulla che possiamo sbagliare o fare di concretamente giusto. Siamo invitati a viverla, questa vita meravigliosa. Solo così possiamo essere premiati, con la tranquillità, la consapevolezza e la coerenza. Benvenuto, questo è Tempo Zero Gold, sulla tua emittente radio televisiva preferita. Un saluto a te che sei diventato il velocista del cambio del pannolino, perché sei diventato genitore, a te che stai cercando il lavoro, magari quel posto fisso, a te che stai stilando la lista di spese e cose da comprare per domani, a te che stai aiutando tuo figlio o tua figlia a fare i compiti, a te che sei diventato genitore da poco e stai sognando il futuro del domani del tuo principe e della tua principessa, a te che stai guidando la macchina e ascolti la tua emittente radiofonica preferita e ascolti la voce di Simone Papini, uno che ha sempre sognato di diventare uno speaker radio televisivo, a te che magari sogni di fare questo lavoro, provaci, la vita è un battito e ce la potresti fare, a te che hai quel sogno nel cassetto che ti fa fatica a aprirlo, quel cassetto, non temere, aprilo, trova la chiave del tuo cassetto del cuore e libera la tua mente. Questa è Tempo Zero Gold, la vita ha sempre l'oro in bocca, nei migliori anni della tua, della nostra, della mia vita. Tempo Zero Gold, ogni giorno ha l'oro in bocca. Thank you.
ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai. E mi truffa perché la vita mia non mi riconosca e vada via. A te il cuore d'ogni giorno è un'esperienza in più, la mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto da re perché tu sia, tu sia il re di una notte di magia. Un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è, tu sorridi, tu piangi, tu canti con me, forse torni bambina e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie, le amarezze ed i problemi suoi. E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Batte il cuore d'ogni giorno, è un'esperienza in più, la mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto da re perché tu sia, Dalila, tu sia il re di una notte di magia. Dietro questa maschera, lo sai, ci sono io. Che cerco, quel che voglio, lo sa solo Dio, e lo sa soltanto, ed ogni volta nascerò, ed ogni volta morirò, per questa favola che è mia. Stiamo facendo ormai da qualche settimana, è tornato Daniele, sì, ma la cosa che mi ha commosso, perché veramente poi sembra che però gli ascoltatori che mi conoscono lo sanno, parlare con un addetto ai lavori, con un protagonista come Daniele che ti dice sei bravo, quasi quasi ci credo. Ciao Daniele, ben trovato. Benvenuto. Ok, allora guarda, te lo dico in diretta adesso, no, sei bravo. Grazie, grazie. No, ma non era per quello. Non era per quello, è proprio grazie, perché fatti i complimenti da voi, per me è una grande ricchezza, ecco questo, quindi io sono assolutamente onorato. Daniele, spero tu abbia trascorso una buona settimana, spero di sì.
Sì, ottima, un'ottima settimana, e Bene, anche perché fa questo è un piacere. periodo in cui appunto ho del tempo, cioè degli impegni che mi gestisco abbastanza perché devo consegnare semplicemente delle cose di scrittura e poi non sto su un set per cui ho la possibilità di scrivere quando voglio, la notte, il giorno, così, e nel resto Libero, mi infilo libertà, anche una bello. partita di padel perché Ecco, gioco anche a ah, padel. ok, beh, perfetto. Perché sta Daniele, tutto il giorno coppo sul computer, bisogna che no, faccia un po' certo. di movimento ogni tanto. Attività fisica fa bene. Io sono di quelli che come te sta molto seduto tra il lavoro, tra la radio, tra la TV. Sì, io vado a camminare, ma insomma, va bene, ognuno poi fa quello che. Daniele, la settimana scorsa parlavamo del tuo film che dicevi nel 2021 non è uscito al cinema e ci racconterai un po' di cosa tratta questo film. Io però prima di parlare di quello, le piattaforme cinematografiche, secondo te, è un pensiero del tutto tuo personale, ammazzano il cinema oppure lo aiutano con tutto questo fiume di serie televisive e film che alcuni ecco appunto sono usciti in streaming invece che al cinema oppure? Ma guarda, la risposta è una risposta semplice, è impossibile arginare il futuro e arginare il progresso, per cui è una domanda a cui non vorrei neanche dare una risposta definitiva perché forse non esiste, cioè nel senso che tutto cambia, il cinema anche sta cambiando, deve assolutamente cambiare per stare dietro a tutte quelle che sono le novità tecnologiche che ci circondano e che continuano giorno dopo giorno a fiorire e a sbocciare. Per cui se uno pensa di fermare tutto, di bloccare, di inchiodare Certo, quello che certo. poteva essere una realtà perché è bella e mantenerla così nonostante tutto quello che succede, beh, allora ti rispondo come una canzone di un tempo di Battisti, uno scoglio non può Un po', arginare il sì, mare, ok, per perfetto, cui è vero, è sarà vero, una sfida per il cinema, nel senso per le sale cinematografiche che dovranno ovviamente rinnovarsi, adeguarsi a quelle che possono essere delle nuove esigenze di fruizione, perché le televisioni, c'è poco da fare, gli schermi televisivi sono sempre più grandi, hanno sempre più possibilità di offerta, quindi non posso pensare di fare cosa? Di bloccare le televisioni o le piattaforme per dare la possibilità alle sale? No, bisogna che le sale giustamente vadano dietro a quello che sta succedendo e prendano questo non come un limite, ma come uno stimolo per migliorarsi, no? Per andare avanti. Quindi io non sono contrario, come dire, alle piattaforme tout Certo, court, sono assolutamente. contrario a certi utilizzi, Ah, forse, vabbè, ma ma. quello ho capito dove vuoi arrivare, anche al craccaggio, no? A livello informatico, perché c'è il furbetto che Beh, dice che la pago a fa, che me quello è frega, micidiale, che me certo. frega, perché sono i furbetti, al di là del cartellino, i furbetti di internet, purtroppo sì, Sì, beh, non assolutamente solo, ma sì. ci sono anche molte cose da dover regolamentare dal punto di vista di quelli che sono i diritti d'autore per le Sì. piattaforme, eccetera, perché sono delle realtà che ancora non sono state scandagliate fino in fondo, per cui è molto difficile, come per la musica, tu lo saprai benissimo, riuscire a definire quanto spetta un autore se io sto mandando una canzone oppure se sto proiettando un film, capito? Perché ci sono mille possibilità di usufruirne che prima non c'erano e ancora stanno fuori da quelli che possono essere dei contratti o delle regole, Eh già, che eh già. invece sono, come dire, sono state valide per molti anni, ma ora vanno Assolutamente. cambiate. Ecco, a parte quella cosa lì, Sì. poi per il resto io ti dico, io ho fatto un film, ero molto Ecco, emozionato parlaci di questo film, sì. a portarlo al cinema, a esordire nel grande schermo, poi mi sono trovato una cosa davanti mastodontica come quella che può essere una pandemia, che era totalmente imprevedibile, e a quel punto il mio film, se non ci fossero state le piattaforme, in questo caso specifico Sky Cinema, Sky Cinema, sì, io l'ho visto, io sono uno di non sarebbe vecchissimo di Sky, uscito. quindi figurati, Ah, lo conosco il mi film, l'ho fa piacere. visto, sì, E bello. ora è su Amazon Prime, per cui alla fine ha avuto una vita grazie alle piattaforme che probabilmente non sarebbe riuscito ad avere con tutto quello che è successo nelle sale cinematografiche. Questo non vuol dire che il prossimo non aspiri io a volerlo vedere nelle sale, però vedremo quello che Certo. succede. Intanto facciamolo, perché ho una nuova sceneggiatura, una nuova storia, sto facendo gli incontri con dei produttori e spero di chiudere
E io ti ricontatterò, nuovo che progetto. sembra una minaccia, però ti ricontatterò cioè, nel senso possiamo rimanere in contatto, io sono molto libero anche nell'esprimere i miei desideri, se vuoi, quindi ci possiamo Sì, risentire, insomma, questa cosa. assolutamente sì. Assolutamente, io intanto dico il mio film di cui stiamo parlando genericamente come film, ha un titolo che è Dietro la notte, con i protagonisti Stefania Rocca e Fortunato Cerlino, il cattivo di Gomorra, tanto per Tanto per Savastano, per intenderci, sì. chiarirci per tutti, e con Elisa Visari e con Roberta Giarrusso. Questi sono un po' i personaggi principali. È un thriller psicologico, anche in certi casi divertente, contaminato. Per cui chi non l'ha visto lo Ma si invito può, a vederlo, sì, ma sì, assolutamente. sicuramente E ormai comunque vediamo. le piattaforme sono accessibili a tutti. Io mi stavo venendo in mente con mia madre, tra l'altro, non abbiamo nominata, ma sono tantissime le fiction. Come fai? Le tre rose di Eva. Mi sembra che la seconda o la Certo. quarta stagione era la tua, quella mo ma è molto particolare anche No, ho quella. fatto la. Guarda, non ho, ti dico una cosa abbastanza privata. Non feci la prima stagione semplicemente perché ho avuto un problema familiare, Ah, ok, mi dispiace. insomma, persi mia madre, diciamo proprio mentre stavamo per iniziare le cose, sentì male, è successo, per cui ho saltato la prima, ma ho fatto la seconda, la terza e la quarta. Nella quarta ho firmato anche la regia della seconda unità, quindi Vedi. insieme a Raffaele Mertes. Quindi sì, le tre rose di Eva ce Che l'ho dentro di bello, me, anche anche i quello, personaggi, ma bello, non solo i sì. personaggi, ma anche dentro e fuori, perché come sempre, alla fine, nelle lunghe serialità, tu vivi con il gruppo di lavoro in maniera molto intensa, vedi più loro che la tua Che la tua famiglia famiglia, per per sei forza, mesi, per vari certo. mesi, e poi sembra di essere ormai un gruppo, come dire, anche nella vita, che non si separerà mai. Poi uno capisce che invece è finito il progetto, le persone, ognuno va per conto suo, ma trattieni solo quelle veramente valide, cioè valide nel senso quelle che hanno Sì, lasciato un segno dentro di personali, te. E certo, questo è quello che è successo. eh sì. Infatti mi continuo a vedere con Giorgia Wirth, con Karin Proia, cioè che sono due delle tre sorelle, con Anna anche, con Anna Safronci che va un po' meno, con Roberto Farnesi che siamo ormai amicissimi da anni, perché vabbè, con Roberto avevamo già dei precedenti perché abbiamo fatto molte serie, cominciando proprio anche da Carabinieri, perché entrò lui nella seconda serie, per cui ci trovammo già allora che eravamo, fra virgolette, ragazzi tutti e due. E Perfetto, bello, bello. quindi questo è un mondo simpatico, voglio dire, non è il mondo più bello che possa esserci, quello dello spettacolo, ma lo è per me Beh, per certi però versi, sì, perché dipende l'ho come si voluto, ho vive. fortemente voluto, Eh sì, ecco, eh sì. è una scelta, Eh sì. Io non come a Roma che vorrei. l'ho scelta. Esatto, io non vorrei salutarti, tant'è che non ti saluto. Ascoltiamo il prossimo pezzo musicale, parliamo un attimo di teatro perché è molto più intuitivo, è più raggiungibile lo streaming adesso, il film, le serie televisive, tu sei un seriale, però in realtà tu sei un grande sceneggiatore di teatro, appunto Harry ti presento Sally, ma è uno delle tante, e mi piacerebbe, dopo aver ascoltato il prossimo pezzo musicale, di chiacchierare un po' del tuo teatro, se ti va. Ti va? Assolutamente Ti va. sì, certo, Tutto mi va. così improvvisato perché Daniele era Sì. convinto che avremmo finito qui. Io non ti vorrei salutare. Quindi ci sentiamo tra poco dopo il pezzo musicale, d'accordo? Ok, ci sono, mi ritroverai. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I, when I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you're always
my side, but I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes, and I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? And there's no way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave Che bello parlare con gli amici, veramente. Daniele, però io non ti ho detto che sì, ascoltavamo il pezzo musicale e poi però dobbiamo dare la pausa ai nostri colleghi, quindi a livello di pausa, comunque di pausa, varia di eventuale informativa a livello radio televisiva. Rimani lì, mi fai sì con la voce, mi fai sì anche con... ok, perché continuiamo a chiacchierare con i nostri ospiti, anche con gli addetti ai lavori, quindi con i cameraman a livello televisivo, i tecnici audio a livello radio televisivo, mentre voi ascoltate la mia musica, perché questa è la mia musica. E se funziona così bene, si vede che la mia musica di Tempo Zero Gold, Tempo Zero, quindi Entourage, e a livello psicologico e Tempo Zero, la capanna, la musica energetica, si vede che vi piace veramente tanto e sono assolutamente onorato. Daniele, ci prendiamo un caffè virtuale? Sì, beh, perfetto, così almeno ti rienergizzi un pochino. Io sono abbastanza veramente ancora emozionato, anche se questa è l'ultima settimana che quindi trascorreremo al telefono insieme, però ho un sacco di cose da chiederti e poi parleremo di queste serialità, ma passeremo al teatro. Bene ragazzi, grazie veramente di cuore per averci scelto anche in questa penultima settimana del mese di novembre, la settimana del Black Friday. Ecco, va bene, ormai l'abbiamo parlato e sappiamo perfettamente dove andiamo a parare anche col nostro portafoglio, e sicuramente le grandi occasioni della vita sono quelle per vivere meglio la nostra esistenza, e noi lo facciamo sicuramente sulla nostra frequenza nazionale. Ci prendiamo la pausa? Mi fate sì? Mi fate un segno dall'altra parte del video? Sì, ok, perfetto, ci prendiamo l'ultima pausa e torniamo immediatamente da voi, salutando anche il nostro amico Daniele. Se avessi un sogno, te lo regalerei. Ma i miei sogni sono passati, sono trascorsi. E la ricchezza e l'amore e tutto ciò che non ci siamo detti sono quei muri che ci siamo costruiti. Se avessi un sogno, un desiderio, te lo porterei, te lo porgerei come una rosa che però appassisce. I sentimenti sono come delle stupende piante rigogliose che però vanno vissute, amate, coltivate. Proprio come i sentimenti, proprio come quelle feste che arrivano, ti colpiscono, proprio come tutti quei rapporti interpersonali, familiari, amicali, con i quali ti smorza il nodo in gola fino a non farti respirare, ma non è nulla, non fa niente. È tutta vita, comunque sia, è tutta vita che intercorre nella nostra esistenza. E soltanto facendo un po' di pulizia nella spazzatura della vita, potremo comprendere che tutto ciò che abbiamo vissuto non farà male, che non si può amare se non si è corrisposti, che la fragilità, le frustrazioni della vita fanno parte esclusivamente di noi stessi, e non fa niente, non fa troppo male se poi alla fine riusciremo in un certo qual modo a tirare avanti, ad una stretta di mano, ad un sorriso socchiuso, a quei discorsi, a quelle parole che non riusciamo a trattenere, perché quelle parole fanno fin troppo male persino a noi stessi, cresciuti, bambini inconsapevoli di giochi narranti, di giochi, di giocatori passanti, viaggianti nel tempo. Siamo soltanto noi, unicamente noi. Incredibilmente, noi. Tempo Zero Gold, questa è musica, è sentimento, è passione, è amore, è unione.
passione, desiderio e tutto ciò che nella vita avremmo avuto il desiderio di vivere ogni giorno. Con il suo gusto, il gusto della musica, della vita, di un abbraccio. Benvenuto sulla tua frequenza nazionale preferita. Sono io, Simone Papini, il brand di Tempo Zero. Questa è Tempo Zero Gold. È per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con almeno altri 100. È per te, forse non sarà molto. La tua storia lo so, meritava più ascolto. E magari chissà, se io avessi saputo, avrei dato un aiuto, ma che importa ora che puoi prendere per la coda una cometa e girando per l'universo te ne va, puoi raggiungere forse quel mondo diverso che non trovavi mai. Solo che non doveva andar così. Solo che tutti ora siamo un po' più soli qui. È per te questo fiore che ho scelto, te lo lascerò lì, sotto un cielo coperto, mentre guardo lassù, sta passando novembre, e tu hai 20 anni per sempre. Puoi prendere per la coda una cometa e girando per l'universo te ne va, puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai.
note musicali, le note d'autore, ma noi abbiamo ormai da qualche settimana un grande autore televisivo, teatrale, perché la TV è un mio pensiero, ma sicuramente può essere anche non condivisibile. Il teatro arriva, ma fa più chic, fa più figo, perché di film e telefilm. Il teatro dice, io non ci vado a teatro, è un mio pensiero oppure no, Daniele? Ma sai, il teatro, guarda, ritorno all'origine di quello che ti ho detto all'inizio settimane fa, cioè raccontare storie, no? Alla fine uno va, guarda un film perché vuole che qualcuno gli racconti una storia, no? E a teatro la stessa cosa, però sono due strumenti diversi, due possibilità diverse di usufruirne. Beh, il teatro, per esempio, c'ha una particolarità che, essendo dal vivo e avendoci gli attori lì vivi in carne ed ossa, sta subendo in questo momento storico meno problematiche di quelle che può invece subire il cinema, no? Come dicevamo, che può essere parte sostituito dalle grandi schermi televisivi, il certo, cinema, mentre certo. Il teatro no, cioè il teatro è un po' più di nicchia, teatro, però, Daniele. O lo vedi in teatro o non lo vedi. Certo, è molto molto più di nicchia. Te pensa soltanto che se io faccio, che ne so, una puntata di una serie televisiva che ha un pessimo ascolto, ti punto, fa, che ne so, un milione di spettatori. In teatro, che invece ha il massimo dei successi, arriva in fondo e c'è 150.000. Cioè, nel quello senso, volevo dire, la differenza è enorme da questo punto di vista. Però l'emozione del momento è molto diversa, perché nel teatro, sai cos'è? Che nel teatro, io dico sempre, perché io nel mio percorso, diciamo, professionale, ho sempre fatto serie televisive, quindi lunga serialità, quindi quando non ero sul set scrivevo, eccetera, però ho sempre detto, lasciatemi 2 mesi l'anno per fare uno spettacolo di teatro e poi sto gli altri 10 mesi in televisione senza problemi, perché il teatro alla fine mi riconcilia con il motivo per cui ho cercato di fare tutto quello che ho fatto. Bello. Perché c'hai la possibilità di stare lì nelle prove a cesellare la cosa, no? A curare il particolare in un modo in cui spesso in televisione non c'è la possibilità di farlo, perché c'è una grande velocità. E poi cosa succede? In televisione, al momento che hai fatto una scena, quella è fatta, è archiviata, via, pensi alla prossima, non ci puoi più tornare sopra per andare a cambiare, a modificare, a migliorare, a aggiungere una sfumatura, no? Cosa che invece in teatro, replica dopo replica, puoi continuare a farlo, per cui è sempre in movimento, è un animale che continuamente si trasforma, no? E quindi sono due modi proprio di concepirlo dal punto di vista proprio nostro, del dietro le quinte, e da parte degli spettatori, diverso da quello che può essere un film chiuso e ormai inamovibile, immodificabile, come può essere un film per, appunto, al momento che è stato già girato. Però tutte e due le cose hanno il suo fascino. Eh beh, sì, le volte che certo, mi dici, che mi chiedono ma cosa preferiresti, cosa ti piace di più, il cinema o il teatro, la televisione o il cinema, mi rimane molto difficile rispondere, non lo so, perché poi mi appassiono in tutto, per cui al momento potrei dare anche delle risposte, ma al momento che comincio a fare le prove di teatro impazzisco. Al sono che mondi paralleli, certo, quindi. Che bello. Però il tuo primo, prima di salutarti veramente, così ti liberi di me, uno dei tuoi primi comunque, io adesso non sono del settore, un remake, si chiama La Rivisitazione di Eri ti presento Serli. Com'è nata questa cosa? La trasposizione teatrale di un film di Eri ti presento Serli, per cui è stato fatto un adattamento teatrale partendo dalla sceneggiatura del film, e devo dire che è stato bellissimo, veramente bello. Io poi ho fatto altre operazioni del genere, perché io ho fatto anche 4 matrimoni e un funerale. E poi pensa che io sono anche regista di una cosa che in molti hanno visto, ma non tantissimi come quelli televisivi, che è La Divina Commedia all'Opera. Che in pratica, che fu un colossal, penso il più grosso colossal, non solo che ho diretto, ma
a cui ho partecipato anche come spettatore, che facemmo ormai sono 10-12 anni fa, meraviglioso, cioè a parte quello, però ritornando a Harry ti presento Sally, che è stato un grande successo. Siamo andati in tournée per 2 anni, abbiamo fatto 120 repliche l'anno e poi il terzo anno ci siamo dovuti fermare semplicemente perché non l'avevamo pensato così alto il successo e la richiesta, per cui c'erano gli attori che avevano preso e firmato dei contratti precedentemente, per cui a quel punto non siamo più potuti andare avanti, ma avremmo avuto la possibilità di andare, di continuare ancora per altre 120 repliche sicuramente, con Giampiero Ingrassia e Marina Massironi. Okay, e devo dire che è stato veramente un bel periodo, bello perché è stato, sai, quando i teatri erano veramente tutti pieni dal primo all'ultimo e ancora non c'era nessuna restrizione, sì, non c'era il Covid, certo, pandemico o altro, sì, cioè, sì, erano solo fantasie, certo, di film, certo, dispotici, ecco. Io, Daniele, sono veramente onorato, sono trascorso delle belle settimane insieme, spero che almeno per te un po' sia stato così, adesso non dico come me, però insomma sia stato così anche per te un piacere, me lo auguro. Ma sì, diciamo che è stato un piacere come per me come per te, cioè il mio piacere è molto simile al tuo, lo sento nel modo che mi trasmetti dalle vibrazioni della tua voce, per cui grazie, diciamo veramente, che ci siamo divertiti tutti e due, sì, e spero che si siano divertiti anche quelli che ci hanno ascoltato. Io torno, come ho fatto già una volta, a fare un invito, se volete seguitemi Daniele Falleri Official su Instagram oppure Daniele Falleri su Facebook e ci teniamo in contatto, e mi voglio tenere in contatto anche con te, Simone, mi raccomando, non perdiamoci e ci risentiremo quando ci saranno novità. Spero veramente, di cuore. Grazie a te, Daniele. Noi andiamo avanti con la nostra musica d'autore. Ciao Daniele, a prestissimo, quindi. Ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori. È la vita, è la tua passione migliore, è Tempo Zero Gold, sulla tua emittente preferita, che ti tiene compagnia 24 ore su 24, con i nostri protagonisti, con i nostri programmi, intrattenimenti innovativi, sempre, sempre, sempre in diretta con te, 24 ore su 24, siamo noi. Yeah.
vivi, sogna, ama, fa la pace che sia il tuo esperimento migliore. Tempo Zero Gold, la vita, ogni giorno, hanno sempre l'oro in bocca con noi. When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your. Che note! Grazie Daniele Falleri per essere stato in mia compagnia. Noi ancora stiamo chiacchierando comunque, eh? Vi abbiamo regalato una tripletta veramente di numeri vincenti, Fragile, e poi abbiamo concluso con la voce spaziale di Freddie Mercury e i sopravvissuti dei Queen con il loro nuovo singolo 2022. Da una nota vocale avremmo detto in questa generazione Z di Freddie Mercury, messa in audio e musica, The Face It All Alone. Così concludiamo, signori miei, in questa penultima settimana del mese di novembre 2022. Lo so, lo dovevo dire, mi sono preso la bacchettata dagli addetti ai lavori e dagli e ovviamente da tutti coloro che si occupano degli audio e supportano Simone Papini, lo supportano anche, dai tecnici audio, dovevo dirlo subito. Pensate che io in questa settimana me ne sono dimenticato anche in Entourage, in Selecta e dentro la capanna internazionale. Avrete l'opportunità da questa settimana, ecco, di ascoltare il brand di Tempo Zero, il primo in Italia, in
Dolby Ultra Surround Audio Spaziale. Tutta l'eccellenza del suono che vi circonderà le orecchie, la mente e il corpo. Come fare? Beh, potete già attivarlo perché è già presente nel vostro dispositivo fisso o mobile, nel vostro PC iOS, piuttosto che Windows, su impostazioni audio. Dovrete semplicemente attivare Surround Audio, Ultra Audio Surround, piuttosto che Audio Virtual o Virtual Audio nel tuo dispositivo, anche in TV, chiavetta Fire Amazon Prime se ci stai ascoltando da quella, piuttosto che nella tua TV Smart. Me ne sono dimenticato, ma mi sono ripreso però, no? Va bene. Ciao ragazzi, grazie veramente di cuore per la vostra attenzione. Ci sentiamo in Tempo Zero Gold, stessa ora, stessa onda, tra 7 giorni. Ciao!